The Queen of the Circus. La Reine du Cirque. La regina del circo. Avanti! Permesso? Avanti! La leggenda del circo? No! No! Cambietti, cambietti! Ma sei proprio tu! Sono proprio io! Che piacere vederti, sono un sacco di anni che non ci vediamo così da vicino! Ma tu sei pettinato come me? Uguale, identico! Ma perché? Beh, insomma, volevo metterti a tuo agio, anzi, volevo mettermi a mio agio! Ma ci mettiamo di qua? Prego! D'altronde tu sei Prego. La regina, la leggenda del circo italiano. Va bene, ma insomma che se ti pettini come me è il colmo, guarda qui che roba. Tra l'altro c'ho qualche problemino, mi manca un tassello. Tu hai un tassello lì dentro? Cos'è il tassello? Lo dico, un chiodo? No, io ho tutti i capelli. Ah, ecco, no, perché qualcuno dice Moira è vissuta all'ombra del tendone. Io dico del capoccione anche. O no? Se mi offendi? No, aspetta che mi va via il paruccone. Ci sediamo? Ci possiamo sedere? Certo, siediti pure. Beh, per me è un grande onore stare qui a casa tua, in questa casa motorizzata. Ma quanti metri quadri è qui? Questo non lo so quanti metri quadri è, so che è 24 metri di lunghezza. E 7 metri di larghezza. Ah, ci picchia. Qui però attenzione, perché con il traffico caotico che c'è a Roma, se muovi sta roba... No, ma quando viaggiamo si chiude... A Panino. Mi fai morire da me. È dal 1981 che non ci vediamo. Sì, sei sempre uguale, tu sei come la Coca-Cola alla Walt Disney. Indelebile. Sempre uguale, bellissima, uguale. Qual è il tuo trucco? Guarda, no, mi sono il trucco è quello che ho addosso e basta. Io non ho trucco, io sono una zingara del Montenegro. Ah, ecco. E perciò rimango le zingare, sono sempre un po' più giovani delle altre. Ah, ecco, ho capito perché. Perché hanno la pelle scura. Ho capito perché si diceva, Moira c'ha il sangue rom. Io pensavo romagnolo. Romagnolo. No, rom è il detto degli zingari. Toglimi un segreto, tu piaci ai bambini, ai genitori, non ai ma anche ai gay. Ai gay poi una perché? Cosa... Perché? I miei amici incredibili. Perché piaci così tanto? Perché penso che il gay si immedesima in me. Vorrebbe essere truccata come me, pettinata come me, perché c'è tanti gay che mi imitano. Fanno gli spettacoli e vestiti da Moira Orfei. Oh, ma come fai a tenere su i capelli? Ma perché per me è difficile. Perché sono i miei, tu hai una parrucca, scusa. Sì, è vero. La parrucca scivola, per bacco. Sì, sì. Però te l'ho fatto abbastanza bene. Sì, sì, no, ma io mi chiedevo, chi è che ha questo trucco? Chi l'ha inventato? Un ingegnere, un barbiere di Murano che monta la panna così? No. Io ho fatto il primo film con Dino De Laurentiis. Lui venne a vedere lo spettacolo, gli piacque e disse... Sì. Ti vogliono i film sotto 10 bandiere. E avevi i capelli lunghi così, era una ragazzotta. E lui ha detto, no, così non va bene. Senti, sai cosa facciamo? Ti metto in mano la mia equip e poi ti cambio. E mi ha cambiato così. E poi mi ha detto, senti Moira, rimani sempre così. Non cambiare look perché così rimarrai nella storia. Perché tutte le donne che cambiano look spesso non hanno personalità. Vuoi vedere la casa? Beh, mi piacerebbe perché qui dentro non sono entrati in tanti, Questo è il living. Allora, questo è un living. Salotto. È un bel salotto. Andiamo a vedere il bagno. E poi arriviamo nel punto forse più intrigante di tutta la casa di Moira. Questa è quella che noi chiamiamo una stanza hard. È il sogno proibito di Paolo Limiti. Guardate, specchi dappertutto, Moira. Ti tengo... Sì, la capoccia. Aspetta. Ti voglio lasciare il mio segno, guarda. Bellissimo. Visto? Grazie, Moira. Questo è il mio emblema. A dopo. Io vado, aspettatemi qua.
Buonasera, la piccola Moira Junior nel teatro tenda del circo di Moira Orfei che io rappresento come ectoplasma. Buonasera e benvenuti all'ultima puntata di Fenomeni, che non poteva avere un epilogo migliore al circo. Un vero grande fenomeno, un altro grande fenomeno. Beh, io sono... Grazie per questo applauso, io vorrei avvicinarmi a questa deliziosa bambina, sono molti anni che non intervisto una bambina, dal tempo della televisione dei ragazzi che ho fatto come gavetta per molti anni. Ti avvicini tu, mi avvicino io, buonasera. Lei come si chiama? Moira. Moira, lei quanti anni ha? 6 e mezzo. È fidanzata? No. Non ancora. Ecco, quante ore ci mette lei per fare queste acrobazie straordinarie? Quante ore studia al giorno? Studio 2 ore così. 2 ore al giorno, sì. Ecco, signorina Moira, che cos'è per lei il circo? Una vita. Una vita. E non è solo la tua, ma anche quella di tutti gli amici che sono qua. Io farei un applauso al circo, perché così almeno sottolineiamo subito questo gemellaggio tra noi e il circo di Moira Orfei. Un'ultima domanda vorrei fare a questa bambina prima di cominciare. Quante ore di trucco ci vogliono per restaurare Moira? Un'ora così. Un'ora e mezza solo? Un'ora e mezza. Benissimo, io sì. Ti ringrazio tanto, ci vedremo più tardi. Piacere, complimenti, sì. Grazie. Eccola qua. Il suo accompagnatore era il babbo. Grazie, cara. Benissimo.